Ciao a tutti, come vi avevo promesso nell'altro video che parlava di quanto il sughero protegge dal caldo, oggi vi faccio vedere realmente le temperature. Infatti siamo a fine agosto, il 28, mi sembra 28-29 di agosto e la giornata è abbastanza calda, non è una delle più calde, però comunque abbiamo una temperatura alta. Infatti ho messo, prima di fare questo video, ho messo per una decina di minuti il termometro fuori, no? E come potete vedere, adesso vi faccio vedere la temperatura, speriamo che si veda. Ecco, non è proprio al sole, è sui 35 gradi. 5, con un'umidità del 49%. Sono le 2 del pomeriggio, quindi un orario dei più caldi, dalle 2 in poi. Ecco, l'ho messo fuori, e mentre prima all'interno di questa camera praticamente era sui 27 e 1 che segnava questo qua. Ve lo faccio rivedere, speriamo che si veda bene. Ecco, 35 e 5, c'è un po' il riflesso. Ecco qua. E adesso vediamo quella dell'interno della camera. Adesso con un altro termometro, speriamo che si veda bene, che è quello che usavo sempre, ed è, vedete, segna appena sopra i 26, è tra i 26 e i 28, quindi possiamo dire che sono 27 gradi. Quindi, come vi avevo detto l'altra volta, per tutta quest'estate io non ho mai visto sopra i 29 gradi di temperatura all'interno di questa camera, perché questa camera, come vi avevo detto, è praticamente al secondo piano e sopra c'è il tetto qua sopra. E ho sentito e visto che in alcune case praticamente la temperatura del sottotetto arriva addirittura 32, 35. Io quando abitavo in mansarda arrivavo a 35 gradi. Quindi questa è più o meno la temperatura che fa, per farvi vedere che cosa porta l'isolamento, che adesso vi faccio vedere, interno di sughero e USB. Se volete tutte le misure le trovate nei video. Se volete sapere come farlo, lo trovate nei video. Mi potete seguire su social, su FB oppure sul canale YouTube. Bene, spero che questo video vi sia stato utile e anche le informazioni che vi ho appena dato vi siano di spunto. Ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti per l'interesse e per il sostegno che ogni giorno mi date. Ciao a tutti, buon fai da te.